celebrato questa magnifica festa e noi si continua a festeggiare. Vi svelo un segreto, ma sapete, io sto imparando
imparando a fare il giocoliere. Sì, sì. Io sono un clown che sto imparando a fare il giocoliere. Conoscete i giocolieri? Sono bravi loro, sono bravissimi i giocolieri. Io ho un amico bravissimo. Guardate cosa mi ha prestato, guarda un po'. Ma ci provo, che ne dite? Vado, questa è la cosa bellissima. Bimbi, ma io non è che lo so fare bene, però. Oh, ma a proposito, ma mi sono presentato! Ecco, lo sapevo! Per cortesia, non quella è un'area privata, eh! Sì! Ecco, vedi, poi dici che... Non mi sono presentato, stavo dicendo! Ecco, faccio la solita figuraccia di quello lì scostumato, perché io sono un po' vecchierello, dimentico le cose, no? E mi sfuggono. Ma secondo voi sono scostumato io? Come dire? Allora vi racconto la storia del mio nome, dovete sapere, no? Sì. Dalle mie parti, il ciuffetto così si chiama Piripicchio. Sì, si chiama Piripicchio, il ciuffetto. Quindi quando... Quindi quando sono nato, la prima cosa che è venuta fuori è stato proprio il mio Piripicchio. A quel punto, secondo voi, mamma, appena ha visto il Piripicchio, che ha detto a questo qui lo chiamo? Sì, e quindi mi chiamo? Sì. Vado, Bimbi, ma se sbaglio poi? Sicuro? Non puoi, se non vuoi Piripicchio soffrendo! Mi faccio vedere! Tanto è facile! Ma se sbaglio! Sicuro? Tutto sommato poi non è difficilissimo! Guarda un po'! Ehi! Oh! No dai! Mettiamole via che... Sul serio non lo so fare, è meglio stare fermi. Ci stanno giocolieri molto, ma molto più bravi. È meglio che io faccio il clown, va? Mi monto il mio bel tavolino. Che ci metto un attimo a montarlo, ve lo faccio vedere, ci metto... Chi è stato? Bimbi, non iniziamo a fare così, eh! Non dovete toccare le mie cose, però, eh!